Avvicinatevi a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Perché stiamo vivendo negli ultimi tempi della storia umana. La parola di Dio ci avverte. Gesù Cristo ci ha lasciato le profezie degli ultimi tempi affinché il nostro cuore si risvegli e possiamo riconoscere in che momento della storia umana stiamo vivendo, ma soprattutto possiamo riconoscere che abbiamo bisogno del Signore, che abbiamo bisogno del perdono dei nostri peccati, perché la Bibbia dice che il peccato ci allontana da Dio. Tu non puoi avere la salvezza dell'anima se continui a vivere nel peccato. Anche se tu ti professi cristiano oppure cattolico, che vai a messa la domenica ma continui a vivere nel peccato, tu non sei salvato. Tu sei un'anima persa. Hai bisogno di pentirti. Gloria, alleluia, di chiedere perdono a Gesù, perché solo Gesù può perdonare i nostri peccati. Nessun uomo può perdonare i tuoi peccati, nessun prete, nessun papa, nessun santo, nessun profeta, nessun uomo può perdonare i tuoi o i miei peccati, ma solo Gesù, alleluia, che morì per noi alla croce. L'Evangelo dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia la vita eterna. Credi in Gesù, ma credere in Gesù vuol dire seguire la sua parola. Non vi illudete, credere in Gesù non vuol dire solo credere con la bocca, perché chiunque può dire di credere, ma stai facendo la sua volontà? Non basta dire che credi in Gesù, devi ubbidire la sua parola, devi ubbidire la sua volontà. Dobbiamo ubbidire. Gloria a Gesù. Questa parola vale anche per noi. Gloria. Che serve che dici che credi in Gesù, poi fumi, ti ubriachi, guardi le donne degli altri, bestemmi, rubi, c'hai il crocifisso al collo, poi dentro di te c'hai tanti peccati. Il Signore, cari di Monreale, il Signore vuole un Alleluia. Popolo ubbidiente. Gloria. Amen. Il Signore vuole un popolo fedele, non un popolo ipocrita. Che Dio abbia pietà, tanti sono ipocriti, vanno a messa la domenica, c'hanno le statuette in casa, c'hanno le immaginette dei loro santi e poi peccano dalla mattina alla sera. Quello non è il vero cristianesimo. Gloria a Gesù. Il vero cristianesimo è ubbidire a Gesù. Seguire la sua parola. Gloria a Dio. Mega Signore, la parola del Signore. Lasciare il peccato. Dobbiamo lasciare il peccato, cari, nella Sicilia. Non basta dire di credere in Dio così come tanti. Io credo a modo mio, dicono. Io credo a modo mio, ma quello è un falso cristianesimo. Noi dobbiamo credere come dice il Signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Essere Santo cristiano sei, non vuol Gesù. Dire solo che vai a messa la domenica, assolutamente no. Essere cristiani non vuol dire avere un crocifisso al collo. Essere cristiani non vuol dire che sei nato in Italia, sei cristiano, no. Essere cristiani vuol dire che ci siamo pentiti delle nostre malvagità. Alleluia, amen. Gloria a te, Signore. E che ci siamo convertiti al Figlio di Dio, Gesù Cristo, alleluia, che è la via, la verità e la vita. Gloria. Essere cristiani vuol dire che la nostra vita è cambiata.
Sapete che tanti dicono quello lì è un cristiano, ma dicono cristiano come persona. Non tutti sono cristiani. Non dite cristiani a chiunque. Oggi si chiamano cristiani anche i mafiosi, gli spacciatori, i delinquenti, bestemmiatori dicono di essere cristiani. Ma che cristiani? Stanno andando all'inferno. Per essere cristiani dobbiamo convertirci. Gloria a te, Signore. Abbandonare i desideri della carne. Santo Gesù. Amen. Abbandonare i cattivi pensieri. Io prima pensavo di essere cristiano perché ero nato in una famiglia, tra virgolette, cristiana, ma io non ero cristiano. Io facevo i peccati, mi ubriacavo, bevevo tanta birra, tanto alcol. Avevo brutti pensieri, avevo l'odio e poi dicevo ma io credo in Dio, ma quale Dio? Io ero schiavo del peccato, ero un figlio di Satana, ma vi posso dire, alleluia, che dal giorno, alleluia, gloria a te, Signore, che il Vangelo è entrato nel mio cuore, io mi sono ravveduto, mi sono pentito, gloria, Signore, mi sono convertito. Da quel giorno, quando ho accettato la verità, amen, ho accettato Cristo e ho rinunciato, ho rinnegato i miei peccati, ho chiesto perdono a Gesù dei miei peccati. Da quel giorno posso dire di essere un vero cristiano, amen, perché oggi amo Cristo. Alleluia. Non amo più il peccato. Io prima amavo il peccato, amavo bere, sapete, prima mi piaceva bere, amavo il bere, bere whisky, bere in compagnia, seguire le cose del... ma oggi amo Cristo, non amo più il peccato. Alleluia. Alleluia. Amo Gesù, amo la sua parola, non bestemmio più come prima, non rubo più, ma Gesù mi ha liberato, mi ha perdonato, mi ha cambiato e Gesù vuole cambiare anche me. Per quello che siamo venuti a evangelizzare. Gloria a Gesù. Gesù vuole cambiare il tuo cuore. Gesù vuole liberarti dalla confusione. Perché oggi in questo mondo c'è la confusione. Gloria. C'è l'inganno. Santo Gesù. Ci sono tante tentazioni, vizi, guardate, ovunque andiamo nelle strade, sia nelle grandi città, per la gloria di Dio, io ho predicato nelle grandi città, ho predicato a Milano tante volte, ho predicato a Roma, ho predicato a Genova, a Torino, nelle grandi città ci sono tentazioni, ovunque ti giri, negozi, pornografia, sigarette, vizi, alcol, di tutto di più, cioè, ma anche nelle piccole città, anche in piccoli paesi come questi ci sono tante tentazioni. Ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, affinché alleluia, non ci perdiamo, non ci facciamo trascinare dal vizio, dal peccato, non ci facciamo trascinare dalla malvagità, ma tramite la fede in Gesù Cristo possiamo ottenere la salvezza. Questo è il Vangelo che predichiamo, il Vangelo che è la potenza di Dio. Tu non devi pregare una statua, tu non devi pregare un'immaginetta. Oggi tante persone sono confuse anche dall'inganno delle religioni che ci sono, religioni false, religioni umane, religioni che non vengono dalla Bibbia, persone che pregano davanti alle statue, anche quello è peccato, sapete? Amen. Gloria anche a Gesù. Inginocchiarsi davanti a una statua è peccato, come ubriacarsi, come rubare, come uccidere, perché nei 10 comandamenti, cari di Monreale, alleluia, Gesù, anche nei 10 comandamenti dice non avere altri dei davanti a me, non avere altri dei all'infuori di me, non fatevi immagini né sculture
è scritto nei 10 comandamenti. E poi dice: non avere altri dei, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, eccetera eccetera. Perciò il Signore, cari della Sicilia, vuole che noi conosciamo la sua parola. Gesù Cristo dice: conoscerete la verità. Alleluia. La verità vi farà liberi. Cercate la verità. Noi siamo venuti qui questa mattina con semplicità a predicare il Vangelo, a dirvi che Gesù è morto per voi alla croce, che l'unico che ci perdona è Gesù Cristo. Tu non devi inginocchiarti davanti al prete o davanti alla statua di un cosiddetto santo, di una cosiddetta santa. Tu non devi aggrapparti a Buddha o a Maometto, ma è solo Cristo che perdona le nostre iniquità. Amen. Alleluia.